Bella a tutti, siamo tornati in questo nuovo video. Uscirà un po' tardi, ma vabbè. È finita da un bel pezzo. Torna alle 11 la partita della Roma contro la Juve. Una Roma che purtroppo non riesce a fare in due partite nemmeno 3 punti. Cosa che sì, se uno ci ha messo un po' più di cattiveria, dovevano farne 4 tra appunto tra oggi e la scorsa settimana, appunto la scorsa domenica. Adesso chiudo la finestra che fa un po' freddo. Allora, niente, quindi abbiamo peccato di un po' di passioni. Intanto nel secondo tempo abbiamo giocato molto meglio del primo. Il primo sono stati dei grossi, grossissimi, grossissimi buchi all'inizio, primi 15 minuti. Abbiamo peccato quei primi 2 gol, Veretout non mi è piaciuto proprio. Pellegrini, io spero sempre che lui faccia ottime partite, ma ne ha fatte poche quest'anno, ne ha fatte 5-6 ottime partite, poi magari qualcuna l'ha fatta comunque, diciamo, da 6 e poi le altre le ha fatte un po' da 5, diciamo. Comunque pure oggi si è mangiato 2 clamorose occasioni che potevamo pareggiarla, sicuramente, o anche vincerla, perché in realtà una è stata nel primo tempo, quando praticamente ha colpito Rabiot, ma l'ha avuto più forse fortuna la Juve, possiamo dire così, piuttosto che lui che ha sbagliato realmente. Poi un'altra che, vabbè, quello là veramente da arrabbiarsi, che ha tirato in curva, però vabbè. E poi che altro possiamo dire? Zaniolo, sono dispiaciutissimo tanto, sono tanto dispiaciuto, ma voglio sperare che, perché da quel che ho sentito, lui è uscito dalla Villa Stewart senza delle fasciature provvisorie, comunque prima di fare domani i prossimi esami, ma camminando abbastanza sulle sue gambe, ovviamente poi era aiutato, comunque potrebbe essere meno grave di quello che è, perché sennò c'è il rischio che lui tipo stia fuori, penso tipo 4 mesi, fai conto, dovrebbe stare fuori, quindi potrebbe tornare tipo poco prima dell'Europeo, e magari non se lo potrebbero portare per non rischiare che abbia una ricaduta. Mi sarebbe veramente grave, invece se fosse una cosa più tipo di un mese e mezzo, due, cioè spero che, cioè proprio se deve essere una cosa un po' grave, magari che sia di 2 mesi, così poi ritorna, che so, pure all'inizio aprile, capito? Così, così via, no? Comunque vedremo, insomma. Poi pure Demiral è uscito, ma Demiral mi sembrava meno grave comunque la cosa. E proprio Zaniolo poi era proprio in lacrime, perché avevo letto che quella lì, la Juve, era la squadra non che lui tifava, ma per cui lui simpatizzava quando era piccolo, invece adesso tifa la Roma. Beh, poi ovviamente sono cose che uno magari può dire anche perché magari no, fai conto lui sta con la Roma, quindi dice queste cose. Ma alla fine io penso che comunque quello per quello che si è visto oggi, lui ce la stava mettendo tutta, insomma. E poi la Roma ha creduto in lui, l'abbia fatto giocare, l'abbia fatto crescere. È stato un giocatore comunque forte, importante, quindi dispiace sempre poi un tuo giocatore, uno dei tuoi migliori. Quindi diciamo che questo preclude anche il fatto che un Der possa partire, perché adesso non abbiamo molti segni, visto che Kluivert non si è capito che c'ha. Mkhitaryan si è fatto male, e poi lui starà fuori un po' di tempo. Poi comunque non abbiamo dei veri professori. Pellegrini l'esterno ha fatto rarissimamente qualche volta in nazionale, ma non è il suo ruolo. Pastore lasciamo perdere, a un certo punto oggi sembrava che fosse entrato tipo Kalinic a farlo. Perotti oggi non ha fatto una partita né così esaltante, né diciamo che gli possiamo dare un 6 bar 6 e mezzo proprio per il gol che ha dato le speranze, però non è che abbia fatto una partita esaltante. Diciamo che Smalling, forse qualche disattenzione sul primo gol, ma poi dopo è stata un'autentica roccia. Mancini pure. E poi che altro possiamo dire? Veretout e Kolarov sono stati oggi i peggiori in campo. Proprio io darei no, sì, darei a tutti e due un 3, veramente. Paolo Lopez ha fatto il suo, solo che purtroppo, quando gli altri fanno gli errori, lui non ha potuto fare niente. E paradossalmente, Florenzi, che è quello sempre criticato, oggi veramente devo dire che ha fatto una dignitosissima partita.
Poi Connor, diciamo che ha sbagliato anche le punizioni, e cioè non è che le ha sbagliate, però non le ha tirate come poteva il suo, come sa fare lui. E quindi niente, insomma, purtroppo così. Poi la prossima partita potrebbe anche esordire Brunello Ceres col Genoa, cioè esordire, vabbè, il ritorno di Brunello Ceres, ovvero Bruno Pers, vabbè, come l'abbiamo soprannominato noi, vabbè, perché avremo sia Kolarov che Florenzi diffidati, quindi non potranno giocare nella partita col Genoa, perché mentre c'è quella lì col Parma, che giochiamo giovedì di Coppa Italia, invece potrebbero benissimamente giocare tutti e due. Però può essere anche che, non mi so dire, però può essere che almeno uno dei due, secondo me giocherà col Parma, perché così magari fa recuperare Spinazzola, poi magari lo mette a partita in corso, come stava per fare oggi, e poi appunto dopo che lo mette a partita in corso, magari lo riprende un po', e poi col Genoa gioca lui. Mi dispiace perché adesso comunque bisogna dire che ci siamo allontanati un po' dalla vetta. 48 Juve, 46 Inter, 42 Lazio, ma con una partita in meno, quindi potenzialmente a 45, quindi a meno 1 dal secondo posto la Lazio, roba odiosa. E noi siamo a meno 13 dal primo posto con l'Atalanta che ci sta attaccata. Però bisogna dire che è vero che l'Atalanta ha battuto l'Inter, però comunque l'Atalanta secondo me forse al momento forse è un po' più in forma di noi, quindi comunque, poi comunque vabbè, sì, vabbè, l'Inter è ok. Poi diciamo che l'Atalanta ha pure molti meno infortuni di noi, e hanno comprato molti meno giocatori, quindi riescono a giocare bene in questo meccanismo, quindi poi si riprenderanno magari, quindi noi dobbiamo stare attentissimi. Quindi niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate, commentate, poi cioè, scrivetevi. Ah, un'ultima cosa che volevo dire: l'arbitro a tratti scandaloso, bello.